L'area canadese del New Deal stende anche il Fosso Ombrone, che subisce la prima sconfitta stagionale, ma che oggettivamente deve rimproverarsi ben poco, se non la troppa leggerezza nei gol subiti. I giallorossi, apparsi convinti, ferocemente determinati, quasi sbloccati mentalmente, hanno capitalizzato al meglio l'1-2 micidiale in avvio del secondo tempo, timbrato da Daniel Ferrante, che insieme a Bellucci ha contribuito in modo decisivo a determinare il nuovo corso. La differenza rispetto al calcisticamente tragico settembre, la rabbia di una squadra che comunque le qualità le ha, ma le deve coniugare alla gara. Gli ospiti hanno comunque mostrato organizzazione e solidità ed il capo odierno non sposta di una virgola gli apprezzamenti unanimemente rivolti ai metaurensi. Le due compagini ci danno dentro, ma le occasioni davvero rilevanti scarseggiano. Ci provano gli ospiti, su un'azione susseguente un corner c'è una torre di Urso con il giovane Amerighi che tenta il tiro al volo che finisce fuori misura. Alla mezz'ora soltanto Conti crede in un pallone vagante che recupera proprio nei pressi della linea di fondo. Interessante il suo tiro a giro che deviato termina in angolo. L'area canadese si fa viva in diverse circostanze, tra cui segnaliamo una punizione di Canonici respinta dal portiere Bianchini che poi neutralizza senza grandi problemi la successiva conclusione dal limite. Tutto qui il primo tempo, poco a livello di emozioni, molto se consideriamo l'agonismo. Ad inizio riprese il risultato si sblocca, prolungato possesso tra Raparo e D'Angelo, pallone in area che arriva dalle parti di Daniel Ferrante che trova il tapping giusto, palla sul palo che carambola poi in rete. Poco dopo è ancora l'esterno Campano che riceve uno splendido assist di Canonici, si invola sulla destra e complice un rimpallo favorevole su Bianchini in uscita, deposita in fondo al sacco. I due allenatori ridisegnano gli assetti in campo con 5 cambi complessivi. Al 21esimo traversone dalla sinistra, deviazione involontaria di Raparo con la palla che scheggia la traversa e Del Bello immobile. Ancora Ferranti, irresistibile sulla fascia, chiede ed ottiene il dai e vai con un compagno e sfiora il tris. Ancora Alfieri, lanciato da Gomez, scocca un tracciante che sfiora la traversa. Il Fosso ci prova con tutta l'artiglieria a disposizione, ma i leopardiani fanno quadrato e proseguono nella risalita. Davvero sul colle dell'infinito, la musica sembra proprio cambiata.